Buongiorno a tutti, 7 di gennaio e oggi voglio parlare di Venezuela perché mi piace mantenere le promesse. Ieri mi ha scritto un par di amici, uno soprattutto Paride, lo ha fatto con molta gentilezza, mi ha chiesto varie cose e io gli ho promesso che stamani gli avrei fatto un video dove gli davo le risposte che non riesce a trovare in rete. Soprattutto mi stava domandando del cambio, dice, qui in Venezuela, sì, voglio venire in Venezuela, su internet non trovo notizie come cambiare la moneta, che moneta è. Guarda Pari, la cosa è molto semplice. Te vai in una banca italiana prima di partire per il Venezuela, gli dici, senti, io ho bisogno di cambiare questi soldi, quanto decidi, in dollari di piccolo taglio. Perché? Ti spiego, qui c'è ancora il Bolivar. Il Bolivar è un prezzo, è una moneta di riferimento ormai in Venezuela. Cioè, per semplificarti, in questo momento il Bolivar, un dollaro vale un pochino di più di un milione di Bolivar. Quindi se vai nei supermercati, a parte ormai ci trovi anche i prezzi esposti in dollari, per cui è molto semplice, però se ci sono dei prezzi in Bolivar, che ne so, 20 milioni di Bolivar sono 20 dollari, 30 milioni di Bolivar sono 30 dollari, 18 milioni e 500 sono 18 milioni, 18 dollari e mezzo. Quindi la cosa molto semplice è quella di andare in banca in Italia prima di partire, dirgli, signori belli, mi mettete da parte 300, 400, 500, quello di cui hai bisogno, di dollari, per favore, in tagli piccoli. Tagli piccoli che se porti solo tagli da 1, 5, 10, 20 e 50 sei perfetto. Dovunque ti accettano i dollari, anzi non hai un problema al mondo. L'unica cosa è che spesso trovi un problema se una cosa costa 1,43 dollari, perché non hanno il resto, quindi te li dai 2 dollari e loro ti dicono, vabbè, prendi qualcosa che vale tot, in maniera tale che facciamo 2 dollari precisi. Però questa è l'ultima, è l'unica preoccupazione. Altra cosa che da un po' di tempo è molto comoda in Venezuela è il fatto che le targhette internazionali nostre, quindi Visa, Mastercard, quello che si usa normalmente in tutto il resto del mondo, lo accettano anche qui, soprattutto nei centri commerciali, in vari stabilimenti balneari un pochino più quotati, li accettano negli hotel, li accettano, quindi vieni tranquillamente, prendi questa carta tua, carta Visa, spendi 120 milioni di bolivares, loro ti passano la carta e te sul conto tuo, in Italia o dove sia, trovi l'accredito più o meno in questo momento, col cambio in questo momento, di 120 dollari. 120 milioni di bolivares sono 120 dollari. È semplice, molto più semplice di prima, di andare fuori, cercare, te mi cambia questo, te mi cambia quello, te mi cambia quell'altro. Mi raccomando, i piccoli tagli, perché se arrivi qui con fogli da 100 dollari, poi dopo è un problema perché non hanno mai da spicciolarteli, da darti un cambio. Spero che tutto sia chiaro, se non è chiaro mi avvisi. Le altre domande nei giorni prossimi ti dico, anche se ti accenno che in questo momento paradossalmente in Venezuela è molto più facile, è molto più tranquillo, perché da quando il paese è stato dollarizzato di nascosto, perché non si può dire, però tutti usano dollari e basta, e vai nei supermercati e trovi dollari, e trovi cose che si comprano in dollari, vai al bar e paghi in dollari, vai al ristorante e paghi in dollari, vai in albergo e paghi in dollari, quindi è come andare in un qualsiasi altro posto del mondo senza avere problemi di questo genere. Tutto chiaro? Ci vediamo domani o nei prossimi giorni per il resto delle domande. Ciao, ciao Paride e ciao a tutti.